Buongiorno, adesso probabilmente si riesce a vedere qualcosina in più. Si vedete bene di là, sta per alveggiare. E oggi è il 10 settembre e mi sto dirigendo verso il Borgo Ranero, che è l'ultima tappa prima di Leone. Quindi diciamo che viaggio. Ah, questo paesaggio forse non fa sentire molto, però diciamo che il viaggio comincia ad andare verso tappe più importanti. Ovviamente non ho parlato stamattina, come avete capito, sono partito in fretta, cioè sono partito presto e sto cercando di andare un po' più veloce invece. Mi è venuto in fretta perché nel frattempo faccio vedere un pochettino intorno perché fa un freddo incredibile. Ho appena parlato con mio zio che è a Napoli e lì ci sono già 20 gradi al mattino, qui c'erano 6 stamattina, e considerate il fattore altitudine, siamo a 1000 metri, quindi il freddo diciamo che è molto 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 più letale. E in tutto questo io sono in pantaloncini, però è l'unico che ho portato, ho dovuto sacrificare qualcosa per avere un peso ottimale dello zaino, ma va bene. Più tardi dovrebbe riscaldarsi, non superare i 15 gradi oggi, che va anche bene, diciamo, così ci sto abbastanza alla grande. La cosa bella che voglio dirvi invece è camminare da soli, con gli altri ci siamo staccati un pochettino. Credo ci rivediamo a qualche stop più direttamente alla tappa, fine tappa del donativo del Borgo Ranero, che mi hanno consigliato. Intanto guardate quella luce fantastica che sta per uscire fuori. E dicevo, la cosa bella è camminare di notte al buio, soprattutto stanotte c'era un cielo limpidissimo, infatti si tiene ancora così. E il cielo era bianco di stelle, quasi non serviva la torcia frontale che avevo qui in fronte. Spettacolare, veramente si ritorna a sensazioni ed emozioni, oserei dire primordiali, che ti riportano in un altro pianeta, poi fin quando non esce la luce e ti svegliano da questo sogno a occhi aperti. Non so se vi sentite per il vento. Comunque sono a 1,5 km da Borgo Ranero. Ho fatto una piccola pausa tortiglia prima, quindi la primavera della mattinata dopo 20 km. È mezzogiorno e 10. Siamo in perfetto orario. Ragazzi, e questo è il Borgo Ranero. Quello dovrebbe essere il nostro alberghe donativo principale, quindi occhiale. E poi non è niente diciamo più di speciale. Da quella parte di là si continua, diciamo, il cammino. Di qua c'è una fontanina, un supermercato molto molto piccolino che probabilmente chiuderà tra poco, è l'una, una farmacia e la strada. Ah, c'è anche un bar, ma tutto quello che serve insomma. Ecco qua, municipio di Borgo Ranero di Leon, e anche oggi la tappa è giunta, domani dovremmo riuscire ad arrivare lì. Sì, il nostro corpo ce la permetterà. E ragazzi, in tutto questo io sono arrivato qua. Ho passato salto spazio-temporale abbastanza grande. Sono le 7:30 di sera. Abbiamo fatto la pasta, abbiamo preso la spesa, patate, un po' di cose così da fare in padella, eccetera, con pasta alla bolognese, quindi mangeremo carichi anche oggi, sperando che ci serva per domani, e perché abbiamo la cucina, che è questa qua, abbiamo tutto lo spazio qua, di là ci sono praticamente, qua possiamo cucinare, sopra ci sono le stanze, di là, in questo momento non ve le faccio vedere perché sono appena sceso e vorrei restarci per un pochettino, e perché adesso ho un po' di dolore alla caviglia. Ho sentito un piccolo clic oggi durante il percorso e quindi diciamo che cerco di stare un pochettino a riposo. Ho preso per la prima volta qualcosina, un paracetamolo, niente di che, vedere se mi passa un pochettino. E quindi niente, domani dovrebbe essere 37 per Leone. Adesso faccio un po' fatica a camminare, però spero che con la nottata di riposo e diciamo le altre qualche altra cosa che posso prendere, dovrei, cioè, spero di recuperare un pochettino. Come avete visto il cambiamento di outfit di qua, c'è una cassettina molto molto interessante.
Ah, mi sono ricordato che comunque sto facendo 800 e passa chilometri del Cammino di Santiago, quindi magari una rampa di scale, queste qua, di scale, di cose così, anche se sto un po' distrutto con l'articolazione, la posso fare per farvi vedere la stanza in cui sono. Qui c'è un'altra Tania selvatica sempre. Qua c'è... aiuto! Qua c'è Felix Bob... non mi ricordo più. Ah, Vanni di là, Tania qua, altri che non conosco. Claudia. Io... Claudia e, ah, Claudia sopra, sì. E qua le nostre cose. Insomma, questa è la stanza. Questo è fuori. C'è parecchio venticello. E noi siamo sempre più cani. Eccoci qua, ragazzi. Ho fatto un attimo un paio di pasta sempre con la bolognese. Ci siamo dati anche questa sera alla cucina. Le altre cose dolci che abbiamo comprato. Oh, sta il numero Claudia. Cerchiamo di vedere almeno qualcosa, adesso ci carichiamo un pochettino per altri giorni. E questa è l'atmosfera in questo momento.